negativi praticamente sono delle lastre piane T-Max sviluppate al buio in un cilindro che ruota. Li sviluppavo con il normale Neutro, che adesso trovo sotto altro nome simile, molto diluito, cioè la carta normale bianco e nero, il Neutro era 1+7. Qui io uso dall'1.10 in su, a volte 1.20, 1.50, dipende. Che mi spiego. Io parto in genere da una diapositiva, o a colori o a bianco e nero. Mettendola sotto l'ingranditore con un passaggio, anziché la carta, metto la lastra e lo tengo il mio NT. Quindi faccio tutte le mie prove di posizionamento, i miei provini, tanto che il rullo va, che è un motorino autocostruito, non da me, ma da qualcun altro, che con poco liquido, anche perché è in orizzontale, no? Questo ruota così dentro al rullo, e dopo qualche esperimento, insomma, ne sbagliavo pochi dopo. E intanto che lui girava 20 minuti, io preparavo, c'è da fare un sacco di cose, preparo il colore, sciolgo, faccio. Naturalmente quel negativo, se va bene, viene rifissato, viene lavato e quando è asciutto è pronto per essere poi esposto con la luce. Ma non ha suonato? Sì, suonava. Ah, non mi sono accorto. Era basso. È poco che ha suonato. Sì, sì, pochissimo. Sì, sì. Ok. Allora, la porta l'hai chiusa. Se voi vedete, la cosa che si nota di più fuori dal negativo, ha già cambiato colore, no? Ho preso la botta di luce. A temperatura, ma insomma in genere temperatura ambiente. Vedete che qui già l'immagine si intravede. Ecco, adesso l'immersione in acqua, anzi adesso prima per questioni ecologiche la mettono in bacinella, perché il bicromato è il primo che se ne va. Io il bicromato lo raccolgo tutto, lo metteremo nel bidone che poi va trattato, ridotto e poi smaltito. Adesso la cosa è tutta, si naviga tutto a vista, no? Ecco, nel momento che è bagnato si potrebbe aprire tutto e lavorare anche alla luce diurna, che non è più sensibile. Se voi vedete in bacinella si vede già il giallo del bicromato che sta andando. Io lo lascio qui in modo che tutto il bicromato, insomma, potrei mettere un'altra bacinella, ma diciamo se non tutto il bicromato, però il 95% rimane qua, quindi la quantità che poi è irrisoria proprio. Quindi adesso l'azione dell'acqua ha solo il compito di sciogliere le parti non colpite dalla luce. Adesso abbiamo sperimentato questa cosa qui per fare una cosa visibile, poi vedrete progressivamente l'inizio dello spoglio. Voi vedete che ci sono già alcuni puntini bianchi, che sono nella parte che poi non è esposta. L'importante è che l'emulsione non tocchi la parete, perché altrimenti in questo è immerso tutto, no? No. E arrivare qua? Adesso devo aumentare l'acqua. Sei più caldo. Non volevo esagerare. Va bene. Tocca giù però. Però